Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. In questa puntata recensirò brevemente questo EasyPhone che ho comprato l'altro anno a 17 euro, inclusi 2-3 euro e 99 di spedizione. Non è uno smartphone, ma è un cellulino che è molto telefono e poco smartphone. Ha tutte le funzionalità di un telefono cellulare, in più gestisce due SIM e ha la possibilità di gestire anche una memory card fino a 8 giga. Dovrebbe fare anche delle fotografie, infatti ha una telecamerina dietro con un flash per fare delle fotografie e dei filmati. Il telefonino sarebbe praticamente perfetto perché anche tutte le funzionalità di un piccolo telefonino, è semplice, facile da usare, SMS, chiamate, c'è tutto, anche un'utilissima blacklist. Per l'unica cosa è che per fare le fotografie è veramente pessimo, nonostante praticamente sulla carta abbia 0,3 megapixel e in teoria dovrebbe essere perlomeno accettabile, magari non proprio una Canon o una Nikon, però che immaginavo dalle caratteristiche tecniche che 0,3 megapixel fossero sufficienti. Infatti in origine avevo un NGM Voyager da 0,3 megapixel che non faceva fotografie eccelse, ma che le foto le faceva, erano più che altro dignitose, e pensavo che questo fosse altrettanto valido tanto quanto l'NGM, e invece no, le fotografie le fa proprio male. Come potete vedere, il bianco è bruciato, sovraesposto, il software di compressione JPEG è veramente orrendo. È una cosa, proprio questo telefonino, per quanto abbia la telecamerina e la possibilità di fare filmati, in realtà è proprio non ci siamo. Quindi se vi serve un cellulino per fare delle chiamate e basta, vi può andare bene, ma non fateci le fotografie perché questo lì è un aborto.